Professore, partiamo da un'importante notizia, perché dobbiamo darla: la differenza che intercorre tra UFO e vita extraterrestre, perché tante volte si fa una gran confusione. Certo, purtroppo sì. È molto diversa la cosa. Dunque, noi astrofisici che studiamo il SETI, in inglese Search for Extraterrestrial Intelligence, siamo degli astronomi, quindi noi usiamo i telescopi ottici, i radiotelescopi, un sacco di computer e dentro i computer un sacco di matematica per vedere se per caso arriva qui sulla Terra. Il caso migliore sarebbe un eventuale messaggio di qualcun altro, ma anche se non è un messaggio, anche soltanto un indizio che c'è qualcuno da qualche parte nella nostra galassia che ha raggiunto lo stesso livello tecnologico che noi abbiamo raggiunto, e cioè è in grado di mandare onde elettromagnetiche nello spazio. Questo siamo noi, gli scienziati del SETI. E vi dico subito, mi spiace deludervi, ma non abbiamo trovato nessun extraterrestre, altrimenti si sarebbe saputo, non c'è nessun dubbio. Invece il discorso degli UFO, secondo me, è completamente diverso. Il discorso degli UFO deriva dal fatto che le nazioni qui sulla Terra sono rivali, e le nazioni hanno, ogni nazione, una classe che sono i militari, i quali agiscono in segreto con i soldi del governo e sovente, diciamo, in una competizione di rivalità tecnologica fra una nazione e l'altra. Questa è l'origine, secondo noi scienziati, voglio dire, degli UFO, cioè la classe militare, faccio un esempio ma è assolutamente casuale, degli Stati Uniti e quella della Francia sono rivali, nel senso che ciascuna delle due sviluppa certe tecnologie. Ripeto, ciascuna delle due sviluppa certe tecnologie, tecnologie spaziali naturalmente, perché al giorno d'oggi si fa questo. Allora, la storia dei cerchi del grano, tanto per fare un esempio, è semplicemente è che se in Francia hanno visto i cerchi nel grano, vuol dire che gli Stati Uniti hanno messo in orbita intorno alla Terra un satellite molto avanzato tecnologicamente, che manda giù delle onde elettromagnetiche tali da bruciare lo stele di certi delle spighe di grano, quello che è, e quindi quel satellite ti scolpisce quello che vuoi tu, la Gioconda nel prato, ecco. E naturalmente poi dopo i giornalisti dicono qui c'è la Gioconda scolpita, quindi sono gli extraterrestri, ma questa è una stupidaggine. Quindi insomma il discorso è chiarissimo: gli UFO non sono dei veri extraterrestri, sono soltanto dei terrestri che, siccome agiscono nel segreto militare, coperti dai governi e con dei finanziamenti non piccoli, possono anche permettersi di prendere in giro tutti gli altri dicendo questi sono gli UFO, ma non è così. Invece noi poveri diavoli, voglio dire gli astronomi, di soldi ne abbiamo molto di meno. E quanto si è scoperto in questi anni nella vita extraterrestre e quanto c'è ancora da scoprire? Ah, lì, questa è una cosa molto seria e purtroppo c'è moltissimo da scoprire. Dunque, anzitutto bisogna dire che a partire dal 1995 in poi sono stati scoperti dei pianeti intorno ad altre stelle. Questo è un passo avanti fondamentale, perché prima del 95 noi pensavamo che ci fossero, ma non eravamo sicuri. Cioè, una cosa è fare dei calcoli e dire sì, secondo noi ci sono, e non vedo perché il sistema solare dovrebbe essere così speciale da avere 9 pianeti o quanti sono e gli altri non avere. Ma un'altra cosa è dimostrare che ci sono. Quindi soltanto dal 1995 in poi la precisione dei telescopi, sia ottici che radio, ha raggiunto un livello tale che se qui c'è una grande stella tipo il Sole e intorno c'è un grande pianeta tipo Giove che gira, siccome il baricentro del sistema è
probabilmente molto dentro il Sole, ma non proprio nel centro, allora anche il Sole compie un piccolo giro intorno al baricentro. Noi che siamo lontani vediamo che il Sole periodicamente si avvicina e si allontana, e così possono vedere gli extraterrestri, no? Quindi questo si chiama wobble della stella principale, e quindi dalla misura dell'effetto Doppler, cioè lo spostamento delle righe spettrali o verso il rosso o verso il violetto, tu risali e fai il conto di qual è la massa del pianeta più piccolo che gira intorno alla stella. Questo è il metodo. Poi ci sono degli altri metodi, la lente gravitazionale, eccetera, eccetera, su cui adesso non mi soffermo. Comunque sono dei metodi assolutamente astronomici, veri, scientifici, per dimostrare che i pianeti ci sono. E questo è stato un passo fondamentale. I prossimi in scaletta di passi da fare? Dunque, io direi prima di tutto le missioni spaziali, perché questo cambiamento che si è verificato nel 95 è stato non solo un cambiamento scientifico, ma anche un cambiamento di fondi, nel senso che finalmente le grandi agenzie spaziali si sono decise a finanziare delle missioni spaziali innovative proprio per cercare i pianeti solari e non per cercare altre cose, come invece avveniva prima. Per esempio, una missione di estremo successo è stata la missione Kepler della NASA, che ha scoperto circa 3.000 o più pianeti extrasolari. Attualmente ce ne sono già altri, per esempio la missione TESS della NASA è la stessa cosa, ma ancora più precisa. E poi c'è l'Europa, la quale ha in progetto delle missioni spaziali ad hoc, ne dico soltanto una, Plato, ma ce ne sono altre, le quali prima o poi riusciranno a scoprire altri pianeti. Quindi noi cominciamo a scoprire, almeno intorno alle stelle più vicine, un certo numero di pianeti, ma non è grande, sarà dell'ordine di migliaia, certo molto più di prima, ma molto meno di quanti ce ne sono. Grazie mille, professore. A lei. Grazie. Arrivederci.